Siamo qui al raduno di Rete Imprese. Le aziende non chiedono né favori né elemosina, chiedono soltanto certezze che gli venga dato quanto dovuto. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo tantissime proposte a favore della piccola e media impresa. È il nostro tessuto imprenditoriale, è la nostra storia, è il nostro l'unico modo secondo noi per uscire dalla crisi. Non tener conto di loro significa non tener conto del proprio paese. Da dove venite? Da Novara. Che lavoro fate? Commercianti. Commercianti. Cosa vi aspettate da... Siamo venuti qua ovviamente perché siamo arrabbiati, siamo stufi di pagare troppe tasse, lavorare per loro e basta, e siamo davvero stufi. Vogliamo lavorare ancora come una volta, tranquilli, pagando le nostre tasse normalmente, però che ci sia almeno un margine di respiro. Per quanto riguarda il commercio, quali sono le prime cose che vorresti? Diminuire l'IVA assolutamente, perché l'economia deve ricominciare. L'economia è a zero, l'economia non si muove. Ho voglia di lavorare? Lasciatemi lavorare però. Sulla politica e su quest'ultimo passaggio senza passare dal voto, cosa ne pensi? No comment. Grazie. Paghiamo tasse e non abbiamo servizi, paghiamo tasse e non abbiamo neanche il diritto al voto, no comment. Da dove venite? Da Ciampino. E il motivo di questa manifestazione? Non riusciamo ad andare avanti, qual è semplice, non chiaro. Abbiamo più condizioni per lavorare. Che risposte vi aspettate sia da questa manifestazione? Almeno anche un primo passo, poi vedremo, le richieste potrebbero essere da 1 a 100 oppure di più, dipende sempre da quello che loro vorranno, se hanno intenzione di darci qualcosa, ma almeno un'opportunità, solo quello chiediamo, la possibilità di non dover chiudere, quella vogliamo. Il problema... Semplice, una cosa molto lineare. Il problema più grosso sono i consumi, l'accesso al credito. Allora, oltre al crollo dei consumi c'è l'aumento dei costi gestionali di ogni attività. Burocrazia. E quindi di fronte a questo, più ci sanno anche il dilagare della grossa distribuzione che ci sta schiacciando. Quindi se lei mette insieme questi fattori... La distribuzione, quindi voi siete commercianti o... Dettaglianti, piccoli dettaglianti. Dettaglio. Almeno almeno per quanto mi riguarda. Sul discorso della liberalizzazione degli orari, che ha fatto queste aperture selvagge della grande distribuzione anche la domenica e tutto. Voi come commercianti come... Lo sto subendo. Io ho iniziato a lavorare 6 giorni a settimana, ma ne lavoro 7 su 7, senza ottenere nessun risultato. Esatto, e faccio fatica a pagare le bollette. Pure lavorando di più 7 giorni su 7, gli incassi non sono assolutamente aumentati, anzi i consumi diminuiscono e le tasse aumentano. Voi da dove venite? Veniamo da Genova. Da Genova. Commercianti, piccoli imprenditori? Artigiani siamo, artigiani. Io carrozziere, loro artigiani dell'edilizia. Problemi che riscontrate maggiormente, cosa vi aspettate da questa manifestazione? I problemi che riscontriamo maggiormente sono soprattutto il carico fiscale, la difficoltà a mantenere in piedi le nostre aziende, perché con tutti gli adempimenti, soprattutto burocratici, a cui dobbiamo far fronte è veramente difficile. E da questa manifestazione ci aspettiamo, cosa ci aspettiamo? Siamo un po' demotivati, perché sono 10 anni o anche più che si fanno discorsi, ma poi alla fine i fatti però non vengono fuori. Che risposte vi aspettate da questa manifestazione e più dalla politica in generale, cosa può fare per venire incontro a quelle che sono le vostre richieste? Allora, la politica può fare tanto e non fa niente, e penso che non farà niente. Questo è già un piccolo passo che tutte le associazioni, sia del commercio che dell'artigianato, si sono dopo 50 anni, 60 anni, si siano unite. La difficoltà enorme nell'accedere al credito, perché le banche oggigiorno non stanno aiutando, il sistema bancario non sta aiutando le imprese, e questo mette in grave difficoltà ovviamente la piccola e media impresa, che non ha veramente difficoltà ad andare avanti, perché le problematiche si stanno moltiplicando. La politica è sorda a quelle che sono le nostre richieste, le nostre esigenze. Non dovrebbe tenere bene a mente che le piccole e medie imprese rappresentano il 98% dell'imprenditoria italiana, quindi sono la spina dorsale della nostra economia, però siamo costantemente purtroppo bypassati, quindi non considerati come dovremmo essere anche ai tavoli di concertazione, dove magari vengono regolarmente chiamati rappresentanti delle grandi industrie, delle grandi imprese, mentre la piccola e media impresa purtroppo non viene considerata.
Sono Vego Tore, vengo dall'Agri Como, Criante. Bene. Cosa si aspetta da questa manifestazione? I problemi più grossi che riscontra nel lavoro? I problemi che riscontriamo sono le imposte che ci stanno distruggendo, la follia della burocrazia, il tempo che ci mettono, la mancanza di elasticità del lavoro, tutte le forme che devono fare da 4 o 5 anni che ormai con tutta la argomenti che fanno, con tutte le economie che va in malora, la politica non si rende ancora conto che qualcuno deve mantenerli. Per quanto riguarda la politica, approva questo passaggio senza passare dal voto o avrebbe preferito un passaggio? Io sono qua da 35 anni, sono nato in Inghilterra, è un po' strano, lo trovo anche strano che uno non può neanche eleggere il proprio membro di Parlamento, che le decide la partita che mettono lì, così si mantengono sempre loro. Anche perché sempre fatto apposta. In questo caso cambiamo l'uomo al vertice, ma non cambiamo nulla di tutto quello che c'è e sotto. E neanche della politica, perché è conveniente per loro tenerlo così, no? No, noi paghiamo tassi di soggiorno come albergatori, quest'anno abbiamo pagato 280 milioni quasi di euro di tassi di soggiorno, che è uscita dal sistema turistico, è andata nella tasca della politica invece di entrare nel bar. E quando pensi che solo il presidente d'Italia ci costa 250 milioni di euro all'anno, non si sorprende che manca il benzina per mettere nella macchina, no? Noi rappresentiamo nell'ambito di Confcommercio le guide turistiche e abbiamo anche noi dei problemi enormi, perché prima di tutto i politici non capiscono niente di turismo e vogliono parlare di turismo. Siamo un paese che vive di turismo, però non si fa niente per poter migliorare, perché il turismo non è solo vedere quello che c'è, l'abbiamo, ma mancano le infrastrutture, mancano delle strade decenti, almeno nella zona dove siamo noi. E in più le guide, che dovrebbero essere il biglietto di presentazione del turismo, veramente non sono neanche prese in considerazione, tanto è vero che adesso la legge dice che le guide non sono più guide locali, anche quelle che vengono dall'estero possono fare le guide nelle nostre città, con tutta la storia, con tutta l'arte che abbiamo noi, devono venirci quelli della Svezia a spiegare e noi non possiamo più lavorare. Questa è veramente una cosa che non sta né in cielo né in terra. Io di politica non riesco più a capire niente e ho l'impressione che nessuno stia lavorando seriamente e che in politica si pensi solo ad occupare una certa poltrona e a riempirsi le proprie tasche. Chi se ne frega della gente che vive in Italia e che lavora in Italia. Vi ringrazio. Grazie. No, auguri anche per voi. Grazie. Spero proprio che riusciate ad essere forti. Come disse qualcuno, se metti una mela sana in un cesso di mele marce, non è che quelle ritornano sane. Che ne dicano le televisioni, i giornali, non ci la facciamo titolare. Solo a voi state facendo, non c'è nessun altro. Però, e noi saremo coerenti con la nostra linea. Perché non c'è nessun altro, che abbiamo sentito le opposizioni che fate voi, non c'è nessun altro. Per questo, se riuscite a fare qualcosa, no? L'Italia è finita. Grazie ragazzi. Noi siamo voi che ci eravamo rotti le scatole e siamo messi qua. Se in futuro ci siete voi a posto nostro, perché due mandati.